che illumini i cieli e covi gli abissi. Arda nei nostri petti la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori, buttati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso di te saliamo, si sorregga la tua mano piagata. Quando l'incendio irresistibile avvampa, bruci il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce, il rischio è il nostro pane quotidiano, un giorno senza rischio è non vissuto. Poiché non credenti la morte è vita e luce, nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. E Santa Barbara Martire, amen. Giornata di festa per Santa Barbara, anche qui al distaccamento di Ivrea, una rappresentanza del comando provinciale. Sì, sono l'ispettore Michelangelo Garetto, sono stato a Ivrea parecchi anni, perciò ci tengo personalmente a venire qua ad Ivrea, festeggiare con i colleghi, amici. E il comandante mi ha invitato, mi ha pregato di venire e portare il suo saluto ai colleghi. Lui logicamente oggi a Torino è un po' preso con tutte le autorità. Comunque io sono felice di essere qua con loro. Anche perché il lavoro dei Vigili del Fuoco è impegnativo e chi meglio può saperlo di voi? Sì, molto impegnativo e poi ultimamente abbiamo purtroppo perso questi tre colleghi che oggi abbiamo anche fatto un minuto di raccoglimento per loro, ne sono contento, sono sempre nei nostri cuori perché anche se non lavoravano vicino a noi però sono colleghi e sono come fratelli. Per la prima volta i festeggiamenti di Santa Barbara in veste di capo di distaccamento. Sì, quest'anno è toccato a me, sono contento di questo nuovo ruolo che mi hanno dato, sono molto contento che sia venuto l'ispettore Garetto a presenziare perché abbiamo lavorato tanti anni insieme in turno e della nostra zona e credo che rappresenti degnamente il comandante. Quindi mi fa molto piacere che lui venga a presenziare a questa manifestazione e non solo. Sempre più difficile, impegnativo e pericoloso svolgere il lavoro del Vigile del Fuoco? Purtroppo sì, devo dire che il nostro lavoro è veramente complicato e sottolineo che ci vuole veramente tanta passione per fare questo tipo di lavoro, altruismo e aver voglia veramente di aiutare altre persone. Purtroppo ci sono delle situazioni pericolose che però devo dire che grazie alla preparazione che ci viene data dal Ministero riusciamo ad affrontarle con una certa sicurezza e tranquillità. I Vigili del Fuoco.